centrata la qualificazione ai prossimi europei dopo la partita decisiva contro l'Ucraina, sono pronte le maglie che gli azzurri indosseranno nel torneo in Germania, anticipate dal sito specializzato FOIA/Headlines. Il tricolore sulle spalle nella prima come dettaglio in più è un richiamo al Mondiale 2006 vinto proprio in Germania, il rosso e il verde più una scritta sul retro nella seconda. Se l'azzurro, ovviamente, non si tocca, a differenziare la maglia 2024 dell'Italia saranno le tre strisce tricolori inserite sulle spalle, il dettaglio in più studiato per caratterizzare la divisa. I fianchi della divisa sono in una tonalità diversa di azzurro, un richiamo specifico alla maglia che l'Italia indossò al Mondiale 2006. La seconda divisa, come di consueto bianca, presenta dei loghi blu e ha diverse particolarità. Anche questa, come modello, richiama quella del Triumfo Mondiale del 2006, ma ci sono differenze sostanziali a partire dai colori. La novità è rappresentata appunto dai colori differenti usati nei due lati, da una parte il verde, dall'altro il rosso, sia per le strisce dello sponsor tecnico sulle spalle che per i pannelli lungo i fianchi. Anche la seconda divisa dell'Italia, così come la maglia azzurra, sarà in commercio probabilmente a partire da marzo 2024.